Sofia Canovaro, presidente del Parlamento degli studenti della Regione Toscana. Benvenuta, grazie di essere con noi. Innanzitutto, se puoi raccontarci come nasce questa esperienza. Certo. Allora, la nostra istituzione nasce come un progetto di educazione per le scuole nei primi anni 2000, infatti quest'anno in realtà sta per ricorrere il 25esimo anniversario, e inizialmente era un programma di queste scuole che collaboravano con il Consiglio regionale. Nel 2011, con la legge regionale numero 34 del 28 luglio, il Consiglio regionale ha deciso di premiare questo impegno di questi giovani, trasformando quello che era un semplice progetto in una vera e propria istituzione che appunto collabora con il Consiglio regionale per proporre progetti per gli studenti, comunque organizzare eventi e addirittura proporre delle vere e proprie proposte di legge al Consiglio regionale che poi possono essere applicate per migliorare quello che è il benessere della comunità studentesca. Questa è un'esperienza che nasce in Toscana, ma esiste in altre regioni? Non esiste? Allora, nei vari anni ci sono stati molti tentativi di portare il Parlamento degli studenti anche in altre regioni, però l'esperienza che abbiamo in Toscana è in qualche modo unica, è davvero l'unica regione che l'ha istituito ufficialmente con il Consiglio regionale, soprattutto dove questa partecipazione è attiva e continuativa nel tempo. In molte regioni invece il progetto si è spento dopo qualche anno. Quello che stiamo cercando di fare è proprio di incitare gli studenti delle altre regioni, proporre loro questo modello per partecipare attivamente anche nelle loro vite. Che tipo di rapporto c'è con le istituzioni da parte vostra? State trovando risposte in questi 25 anni? Sono tanti comunque, è una bella età da questo punto di vista. Assolutamente, le istituzioni sono sempre molto collaborative, comunque la Regione Toscana ci ascolta, il Consiglio regionale, il tutto avviene inoltre in maniera partitica, proprio perché non devono essere i partiti a decidere cosa devono fare gli studenti, ma questo desiderio di partecipazione deve nascere dagli studenti stessi, senza ideologie o manovre dall'alto, ecco. Però sì, le risposte arrivano, ci sono tanti bei progetti che sono stati compiuti in questi anni, non soltanto, anche missioni istituzionali, siamo andati al Parlamento europeo, siamo entrati in contatto con quelle che sono le istituzioni dell'Italia, ma anche del resto del mondo. A quali studenti è rivolto soprattutto il Parlamento? Cioè, parliamo quale età, fascia d'età? Allora, il Parlamento degli studenti rappresenta tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della Regione Toscana, quindi si tratta di 160.000 ragazzi e ragazze. Caspita, siamo al 31esimo anno della memoria delle stragi, in questo caso di Via dei Georgofili. Come Parlamento, che cosa avete fatto, cosa fate in questo senso per promuovere attività di memoria e magari a sostegno anche di altre associazioni che lavorano in quest'ambito? Allora, intanto un tema che ci sta sempre a cuore è la memoria, non soltanto in commemorazioni come quelle per le stragi della mafia, ma anche per le giornate della memoria che ogni anno organizziamo con la Regione Toscana, con anche i nostri interventi da parte dei ragazzi. In particolare per il fenomeno della mafia noi abbiamo parlato moltissimo di quelli che sono i beni confiscati alle mafie, di come vedere come effettivamente la mafia ha agito sul nostro territorio, anche se può sembrare una cosa lontana, in realtà sia presente anche in Toscana. E per le commemorazioni cerchiamo sempre di organizzare degli eventi che promuovano la cultura della legalità in tutte le scuole, perché dobbiamo ricordarci che dalle testimonianze del passato noi dobbiamo trarre delle lezioni che poi vanno trasmesse alle future generazioni, che in questo caso siamo noi. Guardando proprio alle future generazioni, quali sono le priorità secondo voi per farvi ascoltare voi ragazzi? Che cosa c'è veramente necessità da parte delle istituzioni, viene a dire dalle generazioni più grandi, che magari molte volte non vi ascoltano, se vi ascoltano vi ascoltano poco? Ma sicuramente ci vuole tanta volontà e desiderio di ascoltare, perché tante volte i giovani hanno idee, gli studenti vogliono mettersi in gioco ma non gli viene data loro l'opportunità, e quando si tratta per esempio di occasioni come il Parlamento degli studenti, che ti offrono un'opportunità per crescere, per entrare a contatto con queste istituzioni e quindi cercare di cambiare qualcosa, metterti in gioco tu direttamente, è importante che venga fatta informazione su queste opportunità. La regione deve impegnarsi per promuoverle a tutti gli studenti, e affinché non rimanga una cosa per pochi, ma una cosa per tutti. Grazie mille.